solo per lo spirito, se è meglio, non lo so. Giuseppe, no, era là, era dall'altra parte con Peppino. Iniziare il lavoro di questo Consiglio Comunale, vorrei dire due parole doverose, credo, per commemorare una figura poco defilata, molto importante, che ha svolto un ruolo molto importante nella storia del nostro Paese. Ed è la figura del dottor Eduardo De Paola, che è morto la settimana che preceduto la settimana passata, e di cui ieri la giornalista può stare portata dei ceneri del nostro paese. Eduardo De Paola è stato uno dei figli migliori di questa terra, insieme in questa nostra piccola mostra che pur nella sua, come dire, umiltà è riuscita a dare figure luminose, figure che con la loro struttura, le loro capacità hanno illuminato il film nell'Italia e nel mondo intero, e Eduardo Paola sicuramente tra queste. Probabilmente le generazioni più giovani non lo conoscono, hanno avuto modo di conoscerlo, anche io quando lui è andato via avevo solo 10 anni. Eduardo De Paola era la figlia del compianto dottore Giovanni De Paola e ha vissuto da oltre 50 anni, si è trasferito a Montepaccione dove era svolto la professione di medico di base, stimato e apprezzato da tutti per la sua disponibilità e umanità, e dove la moglie, la professoressa Vanna Grassi, sorella del nostro compianto gestito, ha svolto anche la carica di sindaco. Vanna Grassi, nostra concittadina, pure lì.
ricordo che l'altro parlava con una persona molto semplice, molto umana, molto educata, mai sopra le linee, mai molto umile anche, sempre disponibile. E lui ripeteva un po' che i tratti per materiale del padre, della notissima parte, non trovavano il quale avevano queste doti di grande umanità, di grande bontà. Intanto le parole andò via da molto e molti anni fa. All'epoca io avevo solo 10 anni, quando a molte si sforse una campagna elettorale molto lacerante, perché quasi tutte le famiglie di Montre, c'è una generazione, quasi tutte le famiglie di Montre, associando la pelle De Paolo, perché Edoardo De Paolo era appunto figlio di Giovanni, però era capolista, la lista avversa, era anch'esso, apparteneva a quella famiglia, era strettissima parente di Edoardo De Paolo. Fu una campagna elettorale molto lacerante, all'indomani della quale il dottor Edoardo De Paolo perse per la campagna elettorale, non so se per l'amarezza, la delusione, quella sconfitta, ma almeno che Edoardo decise di trasferirsi a Montepaggio. All'epoca si diceva che questo è il corso delle motivazioni, era un motivo di dubitare, e io così l'ho sempre vissuto e ricordato. E andò quindi a Montepaggio, una sorta di esempio volontario praticamente. E in questi giorni, molto lontanamente di andare veramente a quel 1965, e per constatare sostanzialmente due cose, e che cioè dopo quella campagna elettorale, dopo solo un massimo un paio d'anni, entrambi i contendenti andavano via da loro tutti e due. Quindi mi chiedevo che passa, se ne era passata la mia in quell'occasione, far prevalere lo spirito di competizione, non quello di collaborazione. Se in quell'occasione, così come nelle occasioni successive, fosse prevalso quello spirito, forse oggi non sarebbe in mondo, non sarebbe in queste nelle condizioni che sicuramente sarebbe stata migliore. Ieri è ritornato in questa sua morra, in una morra più povera sicuramente e più sofferente di quella che lui lasciò. E la lezione che mi fanno da quella gente è che la politica, se è fatta da persone disinteressate e che con spirito di servizio nell'interesse delle comunità dovrebbe unire e non dividere. E questa è la lezione che dovremmo tenere un po' tutti presenti. Presenti perché perdere i figli migliori che vanno ad arricchire e far costruire altre comunità non è certo vantaggioso per il nostro paese. Ieri è ritornato, però oltre a questo non lascia soltanto, non è soltanto questo che va, ma è anche e soprattutto il ricordo di una vita esemplare, sempre a servizio degli altri, ed è anche, lascia anche quel patrimonio di valori che
situazioni, perché ne seguono un esempio e lo testimoniano, così come gli ha testimoniati il dottore dell'arte della parola. E tornati in una burra più povera e sofferente, purtroppo senza i suoi figli migliori e con quelli che sono scomparsi, chi è restato purtroppo non è stato capace di fare molto di più. Ben tornato a casa, Don Edoardo. Don Edoardo perché non come erano contro anni, ma perché erano entrambi signori di umiltà, di semplicità, di carità cristiana e di rispetto e educazione per il prossimo. Grazie Eduardo. All'indomani del decesso, io inviai con il secondo di Bermuda un telegramma di condoglianze ai parenti tutti, al concetto della moglie, Vanta, Adele, Giovanna, Rosanna e Alessandra, le sorelle, la professoressa Nidia, la professoressa Maria Carmelinda, i cognati, i parenti, i cugini, i parenti tutti. Detto questo, siamo parlando di un certo senso. Pietro Giuseppe, Ciccone Franco, Caputo Lucia, Comino Giuseppellino, Di Pietro Rosario Marino, Comino Domenico, Di Santa Maria Concetta, Di Pietro Gerardo, Caputo Fiorella. Allora, come pregare sotto alcuni di questi parti, procediamo a organizzare la discussione del proprio giorno. Al primo punto ci dovrebbero essere le comunicazioni del sindaco. Sì, le comunicazioni del sindaco, e questo per comunicare le cose. Assessore e vice sindaco ha rassegnato le dimissioni con la seguente motivazione: con la presente intendo esprimere il mio ringraziamento e tanto per lui e per la stima che mi ha dimostrato avendomi affidato un ruolo così rappresentativo. Ho cercato di interpretare la funzione affidatami con discrezione e rispetto all'interno dell'amministrazione comunale, trovando da subito un clima gradevole e di grande disponibilità. Nel corso del tempo sono sopravvenute nuove esigenze di tipo lavorativo e personale che non mi consentirebbero più di svolgere il ruolo in modo coerente con il senso di responsabilità, ragione per cui oggi presento le mie dimissioni. Continuerò a portare il mio contributo per la risoluzione delle domande che esistono nella nostra comunità insieme a voi con la stessa dedizione, lo stesso impegno di sempre. Io ringrazio Maria Concetta per tutto quanto ha fatto in questo periodo, dal giorno della sua nomina a oggi, alla data di dimissione, quello che ha fatto anche dopo. La ringrazio per il coraggio che ha avuto nel fare scelte
difficili, ma che è scelte che ha fatto sempre con il senso di responsabilità e l'amore per questa terra che gli sono propri, che sono propri della sua famiglia, che ha dedicato una vita intera a servizio di questo paese. Quindi da lei non aspettavo cosa diversa. La ringrazio per tutto quello che ha fatto, in particolare per un certo modo che si è interessata del problema del ACER, ed è anche grazie a lei se oggi abbiamo strappato un impegno per quanto riguarda la ristrutturazione e adeguamento ai sensi del bonus ecosisma di tutti gli alloggi con adeguati che sono presenti nel comune. A seguito di nessuno che mi concetta, ringrazio anche per questo senso di responsabilità di essersi resa conto che appunto l'impegno, il tempo necessario per portare avanti tutte le problematiche nella sua funzione di vice sindaco era andando al di là delle sue possibilità, e sempre nessuno nominato assessore del consigliere Pietro Gerardo, e a cui ho dato la delega di vice sindaco. Questa è la comunicazione che devo dare, quindi non credo si debba lavorare, sono una presa d'atto e si può passare all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno, che è la ratifica delle giunte numero 52 del 30. A questo tipo di relazionare, come relazionare il necessario per l'attività. Allora, grazie. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco, voglio ringraziare il gruppo della maggioranza che mi ha scelto di affidarmi. Ecco, riprendiamo, voglio ringraziare innanzitutto il sindaco e il gruppo di maggioranza, diciamo, che hanno voluto, inteso, che con spirito di sacrificio, spirito di servizio, al quale siamo sempre stati, o sono sempre stato abituato, proseguiamo in questo percorso di ricostruzione, o meglio, di continuare a costruire un futuro migliore per la nostra mona, e quindi ringrazio tutti voi. E venendo poi allo specifico, rispetto alle variazioni di bilancio, tutto sommato è un atto tecnico dove si prende atto di una ratifichiamo la delibera di giunta comunale numero 67 del 30/11 del 2021, che porta queste variazioni, e le leggo in maniera veloce, dove abbiamo queste variazioni fatte da partiamo ovviamente, diciamo, dall'un avanzo dell'anno precedente di 92.634, poi c'è un contributo dello Stato per restituzione e riduzione AGES 1.847, attribuzioni, somme per ristoro, minori entrate per Tari, Cosa, Pedino, emergenza Covid di 3.073, un contributo per assistenza minori di 18.973, un contributo per trasporto scolastico per emergenza Covid di 2.833, un contributo della Regione Campania per la biblioteca di 4.000 euro, un contributo per la provincia per la rifunzionalizzazione della biblioteca, e qui voglio ringraziare
stare insieme al sindaco e al consigliere Molino per essersi prodigato, diciamo, quindi per aver raggiunto quest'altro risultato, e di 46.341. Poi abbiamo corrispettivi per rilascio carta d'identità elettronica 1.000 euro, introiti e rimborsi diversi 8.000. Poi abbiamo ovviamente nella variazione assestata i lavori di adeguamento e sicurezza della strada comunale Monte Martinella Monte Castello di 997.000 euro, stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente, qua siamo in riduzione di meno 12.000, contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente meno 5.000, poi interventi per emergenza Covid con fondi avanzo amministrazione vincolati 92.334, acquisto carburanti e lubrificanti 6.000, trasferimento al Ministero dei corrispettivi 1.000 euro, stipendi ed altri assegni fissi al personale meno 28, abbiamo oneri previdenziali a carico sempre meno 6, spese per studi di progettazione 4.000 euro, un contributo riduzione tari delle attività economiche chiuse per emergenza Covid 10.190, imposte e tasse 150, gestione delle entrate tributarie e fiscali 15.000 euro, poi spese per riscossione tributi comunali 2.000, assicurazione e tasse di circolazione 1.000 euro, spese postali 1.000, spese manutenzione di cimitero 1.000, interessi passivi di anticipo di liquidità 3.153, spese per la gestione dell'acquedotto 2.000, spese per la provvista di acqua 10.000, consumo di energia elettrica depuratore 1.000, spese funzionamento stadio 1.000, spese funzionamento piscina comunale 9.000, assistenza alle persone anziane 4.002, ricoverate in struttura RSM, con partecipazione progetto per mending comune 5.000 euro, consumo di energia elettrica 10.030, contributo regione per spese sempre 4.000, e diciamo gli interventi che avevo l'intervento sulla biblioteca sempre di 46 e la strada, e quindi alla fine abbiamo una differenza tra entrate e uscite di meno 92.634. Questo è l'assestamento di bilancio, diciamo, che è stato fatto con delibera, e quindi a questo punto diciamo, voglio ricordare a me stesso, al consiglio, ai cittadini che ci stanno seguendo, la riapertura del termine per i buoni spese alimentari, che sarà aperto fino al 4 gennaio per le persone che si trovano in condizione di difficoltà e di disagio economico. Per i commercianti uscirà, credo, giovedì in questa settimana, prima della fine dell'anno, di nuovo il bando che ha visto partecipi 30 attività l'anno scorso, e sono state liquidate, credo tutte, forse c'è solo una questione, se non ricordo male, su un problema di IBAN, però proprio che stiamo risolvendo, e voglio ricordare al consiglio e ai cittadini che abbiamo fatto uno sforzo, abbiamo utilizzato un criterio equo, un criterio senza chiedere diciamo molta documentazione segretaria, perché ovviamente partivamo dal concetto che se i soldi sono arrivati bisogna spenderli, e quindi più cavilli e più blocchi burocratici si mettono, più le aziende vanno in difficoltà, e quindi speriamo e ci auguriamo che nel prossimo avvenire non ci siano ulteriori e nuove restrizioni. Mentre per il discorso della TARI stanno elaborando diciamo, le richieste che i commercianti hanno fatto, e anticipo che ci sarà sicuramente un avviso pubblico a inizio anno anche per quanto riguarda il discorso della riduzione della TARI anche per le utenze domestiche, perché al di là dell'annoso problematica che noi abbiamo rispetto alla questione della spazzatura, quindi il costo, proprio in merito a questo abbiamo pensato e immaginato, diciamo, di dedicare un cospicuo fondo, diciamo, affinché possiamo alleggerire le utenze tali domestiche, visto che lo Stato e le norme ce lo consentono. E
questo è quanto. Diciamo, ho fatto anche una piccola panoramica rispetto alle altre, diciamo, alle variazioni che abbiamo fatto. La cosa importante era inserire ovviamente, diciamo, il capitolo per la strada, Mura Martinelle, e poi anche di una progettualità che abbiamo preso insieme al comune di Caposele, fermenti in comune, diciamo, che prevederanno delle attività di laboratorio, diciamo, altre attività sulla sentieristica da qui a qualche tempo. Questo è quanto, a posto, grazie. Solo questa relazione quindi sia anche il parere positivo che sono i punti, e quindi possiamo passare, se ci sono domande, possiamo passare alla valutazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Tutti favorevoli. Votiamo adesso per l'immediata disponibilità. Chi vuole che la ripresa sia veramente esecutiva, alzi la mano. Tutti favorevoli. Passiamo adesso a discutere il terzo e l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è la revisione della partecipazione. Passiamo, passo la parola al capogruppo perché relazioni meglio. Innanzitutto saluto i presenti e saluto tutte le persone che ci stanno vedendo in streaming. Mi ricollego soprattutto a quanto detto dal sindaco poco fa rispetto al cambio in giunta. Innanzitutto voglio ringraziare Maria Concetta Di Santo per l'impegno profuso in questo lasso di tempo e per l'ottimo lavoro che ha svolto. Ovviamente a Gerardo faccio i migliori auguri di buon lavoro e sicuramente darà il meglio di se stesso in questo scorcio di legislatura, quindi buon lavoro. Voglio passare all'ordine del giorno che riguarda sostanzialmente la ricognizione delle società partecipate che abbiamo in comune. Ho qui il parere del revisore che è favorevole rispetto alla scelta delle società che abbiamo deciso di contenere ancora nel comune di Mora. Allora, le società che abbiamo riconfermato nella ricognizione sono il Pignanet, dove abbiamo una quota pari all'1,9%, che è una società che da molti anni è in liquidazione. Poi abbiamo il centro di iniziativa leader dello sviluppo del Pignan, il CIPSI, il GAL, GAL è quello di Lioni, dove siamo in ATS con il GAL e il Pignasagno. E lì abbiamo anche lì una partecipazione, quindi abbiamo riconfermato la presenza nel GAL. Ancora una presenza nell'ASMEL, la società consortile, il consorzio che ci dà una serie di servizi a iniziare dalla cella nazionale di committenza che molto spesso utilizziamo, quindi anche lì abbiamo riconfermato la presenza. Poi ancora abbiamo la presenza negli ambiti territoriali, quindi mi riferisco al lato rifiuti, all'ente idrico e alla terra gas, anche lì abbiamo riconfermato la nostra presenza. Poi abbiamo anche una presenza partecipata nella società Patto Baronia, che è in liquidazione, ma siamo anche lì presenti. E per finire abbiamo la partecipazione anche in ASI, storicamente abbiamo il 2,10%, quindi abbiamo riconfermato tutte queste partecipate che sono a servizio del comune, dei cittadini e in tutta una serie di attività che abbiamo messo in essere in questi mesi e che riconfermiamo ancora una volta. Questo è, passo la parola al sindaco. Se non ci sono domande, passiamo alla votazione. Chi approva la votazione? Deve partecipare al senato. Ci favorevoli? Votiamo anche per l'immediata disponibilità, chi è favorevole alza la mano, tutti favorevoli. Con questo punto l'ordine del giorno è esaurito, però vorrei dire ancora.
pilastro Grazie.
per il 2014. Prima. E dopodiché abbiamo dato una seconda rata, o meglio la prima rata del debito rimanente, che è di altri 103.000 euro, e quindi abbiamo dato la prima rata di 42.000 euro, quindi restituita ancora poco meno di 90.000 euro da allora. Abbiamo ripagato il debito che avevamo con ASI, abbiamo formalizzato la convenzione con ASI, cosa che non avveniva da, non c'è mai stata. Abbiamo chiuso qualche contenzioso anche ultimamente, quello della neve, attraverso una transazione che ha consentito un onorevole risparmio del comune. Purtroppo anche con ancora richieste di liquidazione di lavori, di prestazioni fatte, non pagate in passato, così che per la verità, perché ogni tanto secondo qualcuno che vanta qualche credito, tra queste la più importante è quella che riguarda Casa Molinari, dove ci sarebbe stato fatto più di un progetto e quindi uno dei progetti si dovesse liquidato, quindi abbiamo dei contenziosi da portare avanti. Abbiamo gas. Abbiamo recuperato questi 120.000 euro per le ultime 5 annualità dalla 2 di gas, perché per l'affitto della rete che è di proprietà comunale, che però dal 1996 il comune non ha mai incassato, 2 di gas è una prescrizione, quindi questa volta siete economici a iniziare il contenzioso, perché mi pare che ci siano le premesse, le condizioni per poterla carte su. Restano ancora alcune criticità al bilancio e che piano piano andremo a chiarire quanto. Il conto più gravoso e più preoccupante, devo dire, è quello della piscina comunale. Stiamo cercando di collaborare. Siamo a rischio revoca del finanziamento, cosa che non mi auguro assolutamente. Qualcuno voleva fare qualcosa in più in passato, perché i lavori sono terminati, come tutti sappiamo, 4 anni fa, e però oggi abbiamo difficoltà nel collaborare, perché da giugno adesso si è constatato che una delle vasche aperte, l'altra ancora non lo sappiamo, delle vasche aperte, è stato fatto un primo intervento di riparazione e è ancora aperte, sono praticamente tre tentativi di risolvere il problema e oggi la vasca perde acqua, così come probabilmente c'è anche qualche perde della stagione, una piscina che fa l'altra parte. Questo mi preoccupa, normalmente dovrebbe preoccupare ancora di più chi non ha tenuto in perdita considerazione questo problema, non ha fatto in modo di lavoro per nessuno che si mette a parlare. Ci sono, dopodiché poi quest'anno, tra l'altro, abbiamo poi candidato una serie di progettazioni, di progetti alla cabina di regia del livello provinciale. Sono 9 progetti che abbiamo candidato adesso, per cui varie strade, il centro polifunzionale, è stato preso a Molinari, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione, l'efficientamento energetico soprattutto della piscina comunale, varie strade
e per fare il dissesto di idrogeologico. Quindi è stato fatto comunque un lavoro enorme a mani nude, come siamo abituati a fare, e niente, ci aspetta un anno dove dobbiamo innanzitutto spendere i soldi e chiaramente cercare di assumere ancora qualche, ecco, sul piano del personale, questo mi dà un po' di fiducia e siamo riusciti ad attivare un ingegnere, soldato dell'elettrica, un ingegnere molto bravo, e subito dopo appena avremo anche il segretario, faremo ovviamente due concorsi, uno per il vigile e uno per le dispensate e uno per un addetto all'area finanziaria. Quindi si sta lavorando e soprattutto per l'anno prossimo sarà un anno ancora più duro di quello passato, perché parte il Covid, dobbiamo intercettare tutte le risorse che sarà possibile intercettare dal PNR, e quindi c'è un grossissimo lavoro. Infine, non per perché siamo buonisti, no? Buonista è uno che è buono a tutti i costi, io non sono affatto buono a tutti i costi. Poi il passo buonista è un passo buono che è buono, mi sta dando per passo buonista che sono buono. Io non sono buono, sono soltanto una persona che credo che come tutti quanti noi abbiamo un sentimento che si chiama compassione. La compassione è un termine che deriva dal greco, da sum, che significa insieme, con, e pasto, che ovviamente significa soffrire. Soffrire insieme, condividere la sofferenza. E la compassione è un termine, è un sentimento che caratterizza l'essere umano e per la verità anche qualche specie animale. Si è visto ultimamente che anche i cani non sono compassione, sono capaci di compassione, anche alcune specie scimmie, chi non nutre compassione per chi soffre non credo sia degno di appartenere al genere umano. C'è però ancora un altro sentimento che comune a umani e ad animali. Ancora più, come dire, più primitivo e sancito anche nel Vangelo, che è molto semplice. Non fare agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te. Questo è un principio che comprendono anche gli animali feroci. Anche una tigre quando incontra un elefante cambia strada e non si permette di attaccare. Chi non è capace di questi sentimenti, non so a quale specie appartiene. Fatto questo premesso, devo dire che quando ho saputo che il consigliere Tempi aveva avuto dei problemi di salute piuttosto seri, io sono rimasto profondamente addolorato, perché il mio pensiero non è andato agli ultimi 7 mesi, mi è andato ad una vita in cui abbiamo condiviso gioie, dolori, piaceri, sofferenze, impegni, in cui abbiamo anche lavorato insieme per tutto. Quindi il mio istinto proprio, perché questo è quello che noi siamo, è stato quello di manifestare tutta la nostra solidarietà e la nostra conforto, vicinanza e anche di più della verità, cosa manifestata anche per gli altri. Ok?
Detto questo, oggi so che l'intervento si è presentato abbastanza bene, cioè ci sia qualche problematica, e io voglio rinnovare l'augurio al consigliere Mieli che possa riprendersi quanto prima e possa ritornare tra noi a fare quello che faceva prima, non quello che ho fatto negli ultimi 8 mesi. Detto questo, siamo in chiusura dell'anno, voglio fare solamente un semplice augurio di buon anno, che il prossimo anno sia un anno di rinascita, di speranza e di rinascita per tutti, soprattutto un augurio di buon anno ai nostri presidiati, ai nostri concittadini e ai presenti. Grazie.